Ancora sulle fonti TV per parlare di business e sport, un appuntamento che abbiamo iniziato ormai da qualche settimana. Abbiamo collegato i due ambiti che sono tutto fuorché scollegati, questo è chiaro, soprattutto per alcune delle notizie che hanno riguardato il mondo dello sport e non solo nell'ultimo periodo, e parlo della Superlega. Ne abbiamo anche parlato a lungo con voi nei nostri slot di diretta. Valentina Buzzi, Ciao bentrovata. Manuela, buongiorno a te e naturalmente un saluto a tutti i nostri telespettatori. Non è questa l'unica notizia, ma partiamo da qui. No, assolutamente, siamo ritornati, diciamo, al nostro format originario con le tre notizie, però la prima, l'apertura, la dobbiamo dedicare naturalmente alla Superlega che è nata ed è morta nel giro di 48 ore la scorsa settimana. Sembrano secoli, ma in realtà sono passati solamente 7 giorni. Quello che invece non è passato sono le riflessioni sulle difficoltà economiche che ha determinato il terremoto della Superlega. Ovviamente stanno facendo delle valutazioni i vertici dell'UEFA, primo tra tutti il presidente Alexander Seferin, che sta progettando anche un nuovo fair play finanziario, delle riforme che però hanno un focus diverso rispetto a quello programmato in origine dalla Superlega, cioè non un aumento dei ricavi, ma piuttosto un contenimento dei costi. Si pensa soprattutto all'introduzione del salary cap, del tetto salariale in stile NBA, in stile americano, perché è quella la voce che pesa di più in assoluto sui bilanci delle società. Manuela, ti cito solo un numero, cioè quello relativo allo stipendio di Cristiano Ronaldo: 31 milioni di euro netti a stagione, praticamente il doppio, una cifra monstra che incide proprio sulle casse del club bianconero, tanto che addirittura si vocifera come in realtà già il portoghese da questa sessione di calciomercato possa lasciare Torino con il Real Madrid in pole position per riportarlo alla Casablanca. Inoltre, ecco, non solo un contenimento dei costi, ma anche la valorizzazione dei prodotti che ancora, insomma, non hanno raggiunto il massimo dell'efficienza per quanto riguarda l'UEFA, ad esempio la vendita degli highlights delle partite di Champions League e di Europa League, soprattutto nei mercati asiatici. Come sempre si strizza l'occhio soprattutto all'Oriente, alla Cina, ma anche in realtà al Medio Oriente, ad esempio, ecco, i paesi arabi che sono sempre comunque interessati al nostro campionato. Ottimo, quindi insomma si dovrà far luce su tutto quello che è accaduto. Rischia di diventare una sorta di, come dire, come possiamo dire, una boutade quella della Superlega, però invece credi che ci possano Sì, essere delle allora una ripercussioni? boutade in realtà, diciamo, proprio per quanto riguarda la nascita e la morte, Eh sì, no, molto, certo. molto celere e rapida e del tutto inaspettata. Non è per niente una boutade, appunto, in realtà tutta la riflessione Esatto. sui problemi economici che l'hanno determinata. E quindi questa è solo una prima fase di tutto un processo che riguarderà il mondo del calcio, se vogliamo che appunto il mondo del calcio prosegua nonostante la pesante crisi economica che, come abbiamo detto più volte, è stata aggravata dal Diciamo coronavirus. che a livello sociale verrà rimesso in discussione, appunto, anzi è già rimesso in discussione il mondo del calcio, mettiamola così, che poi si traduce in cambi economici, come avete sentito. Altra notizia, andiamo avanti. Un'altra notizia importante che riguarda una donna che potrebbe diventare la prima signora a capo della FA, della federazione inglese. Si tratta di Debbie Hewitt, 57 anni, andrebbe a prendere il posto di Greg Clark, che l'anno scorso è stato costretto alle dimissioni per aver pronunciato delle frasi un po' irriguardose durante un discorso davanti al Parlamento. Debbie Hewitt non è naturalmente l'unica candidata, è nella rosa dei papabili, ma secondo i tabloid britannici ha delle buone chance per, insomma, ottenere questa carica davvero storica per quanto riguarda una donna. E sappiamo, Manuela, come noi di Le Fonti TV, dopo la maratona dell'8 marzo, proprio dedicata al tema donne e lavoro, ci stiamo focalizzando molto sull'universo femminile e soprattutto, insomma, vogliamo monitorare e verificare quanto le donne riescano ad ambire
salire, ad ottenere delle posizioni di vertice all'interno delle aziende. Noi monitoriamo l'asset management, new insurance, il reparto legal, e visto che e le insomma, società quotate, certo. Esatto, ovviamente le società quotate, visto che insomma abbiamo lanciato anche il TG Sport e Business, adesso verificheremo anche che cosa succede nel mondo dello sport, in particolar modo quello del calcio. Compito in più, quindi, però ricordiamo che l'8 di ogni mese, proprio per un seguito dopo la maratona dell'8 marzo, daremo un po' di numeri e vedremo nei ruoli apicali soprattutto che cosa cambia per l'universo femminile. Insomma, speriamo di scrollarci di dosso queste antipatiche quote rosa, che di per sé magari possono aiutare, ma che restano, come dire, un po' una gabbia entro la quale è meglio non muoversi più. Peraltro, colore di Pocket News, ma insomma è l'unico colore ammissibile, è per la trasmissione, non per la gestione del lavoro ai vertici. C'è del rosa, ma c'è anche del blu per par condicio, diciamo così. Esatto. Terza notizia, allora, riguarda le Olimpiadi che dovrebbero partire dal 23 luglio fino all'8 agosto in Giappone. Lo sappiamo, naturalmente, spostamento di un anno dovuto proprio alla pandemia di coronavirus. C'è ottimismo da parte del CIO, però attenzione, dobbiamo monitorare alcuni dati che riguardano ancora una volta i casi di Covid che stanno interessando appunto il Giappone. Sono circa 4.500 al giorno, che sono numeri bassi se consideriamo ovviamente quelli dei paesi occidentali, ma che invece, ecco, sono alti per quanto riguarda l'Oriente, che sta riuscendo a contenere meglio sicuramente di noi la pandemia. L'eccezione è rappresentata proprio dal Giappone, che presenta anche dei ritardi per quanto riguarda il piano vaccinale. Solamente l'1% della popolazione ha ricevuto la prima dose, e questa insomma è una situazione abbastanza preoccupante. Ho citato la parola popolazione, è centrale in questo discorso per quanto riguarda le Olimpiadi, perché il 75% dei cittadini giapponesi è contrario allo svolgimento dei giochi. Perché? Perché ritiene che lo sbarco di decine e centinaia di atleti, degli staff naturalmente provenienti da 200 nazioni diverse, possa far peggiorare la situazione dal punto di vista sanitario. E quindi una popolazione che, nonostante manchino meno di 100 giorni allo svolgimento dei giochi, si schiera ancora contro. E poi voglio dare anche un ultimo aggiornamento, purtroppo non è ben augurante, una preoccupazione in più che arriva dalla pianeta del ciclismo, perché ci sono stati dei casi di positività tra persone già vaccinate con Sinopharm, in particolar modo alcuni membri dello staff del team Y Emirates, quello del vincitore del Tour de France, che sarebbero risultati positivi ancora al coronavirus prima della freccia vallone, una delle classicissime del ciclismo, nonostante avessero ricevuto la prima dose di vaccino a gennaio. Quindi insomma, ecco, sulla copertura del vaccino e sulla possibilità di non contrarre più il coronavirus ci sono ancora dei punti interrogativi, e questo naturalmente incide non solo sullo normale svolgimento delle attività, ma anche su un evento importante come le Olimpiadi. Mi ha colpito molto questo 1% solo di vaccinazioni effettuate in Giappone, ma più che altro perché il Giappone è rinomato per la sua efficienza, no? È conosciuto per la sua efficienza, quindi comunque non mi aspettavo una percentuale così bassa. E peraltro, a livello di numeri, il virus appunto corre in Giappone, lo ha detto anche Valentina, e si è proprio raggiunto il record di casi giornalieri a Osaka. E peraltro, così ci colleghiamo anche al fatto che il 75% della popolazione non vuole che si tengano i giochi, il governo sta esortando a stare a casa anche durante la Golden Week, che è questo lungo periodo di festività proprio giapponese. Quindi c'è questa anche visione, doppia visione, no, rispetto all'eventualità di giochi, che comunque portano nel paese persone in più, tante persone, certo. E invece l'esortazione a non muoversi durante una festività interna del paese, proprio per evitare che i contagi possano aumentare ancora di più. Ecco, una specifica importante, perché abbiamo detto appunto decine, centinaia di atleti, di staff, di persone che provengono da varie federazioni, non il pubblico, perché lo ricordiamo, solamente i giapponesi potranno
assistere in presenza alle gare, tutti gli altri dovranno vedersele da casa, ecco, in televisione, certo, perché insomma sembra, sono state bloccate, certo, in questo caso le cose. Questo mi sembra il minimo, però immaginiamoci, no, l'affluenza comunque, certo, l'affluenza, sul posto, insieme a tutto, a tutti gli vari staff, no, degli atleti che arrivano, esatto. Insomma, è chiaro che bisogna ragionarci bene. Grazie Valentina Buzzi. Grazie mille a te Emanuele, allora appuntamento alla prossima settimana. Assolutamente, con TG Sport & Business, che ritrovate anche sui nostri canali On Demand.